La ricerca sulla personalità autoritaria, come vediamo, un'opera in quattro volumi, è stata pubblicata nel 1949 e gli autori sono Adorno, Frankel, Brunswick, Levinson e Sanford. Molti dicono che questa ricerca nasce dall'incontro tra gli studiosi della scuola di Francoforte, Adorno in particolar modo, e la psicologia americana. Diciamo che mette assieme ricerche di sociologia e storia e aspetti, diciamo, più collegati alla psicologia con l'utilizzo anche di test proiettivi. Poi vedremo più in dettaglio nella lezione vera e propria. Bisogna dire che Else Frankel Brunswick, una delle autrici, quella che si occuperà dei colloqui con i soggetti che erano già stati segnalati, diciamo, nella parte quantitativa, che avevano risposto ai test, in realtà non era proprio, come dire, il frutto della psicologia americana, perché negli anni 30 con il marito lavorava a Vienna, proprio negli anni in cui ci fu la salita al potere di Adolf Hitler. Per capire questa ricerca sugli aspetti, sul pericolo dell'antisemitismo, dell'antidemocrazia e sostanzialmente il pericolo del possibile ritorno di regimi autoritari di destra del fascismo, bisogna anche comprendere il clima americano degli anni 30, la cultura del New Deal, del progressismo democratico e l'idea che bisognasse assolutamente mettere da parte tutto quello che aveva portato alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'incontro di autori diciamo, erano della scuola di Francoforte. Troviamo studi sull'autoritarismo anche fatti da Maslow, da Erich Fromm, che era un autore della scuola di Francoforte. Ricordiamo che la scuola di Francoforte, l'Istituto per le ricerche sociali di Francoforte, nasce nel 1922 in Germania. La maggior parte dei suoi autori, che avevano origini ebraiche, Erich Fromm, Theodor Adorno, Max Horkheimer e altri, saranno costretti a fuggire negli Stati Uniti. Questa ricerca viene effettuata negli Stati Uniti e, se vogliamo, oggi può sembrare datata. Tra l'altro è stata pubblicata, sottolineo, dalle Edizioni di Comunità, la casa editrice fondata da Adriano Olivetti, che aveva molta attenzione alla sociologia e anche, in questo caso, potremmo dire, alla psicologia sociale. Tematiche, diciamo, provenienti dagli Stati Uniti anche grazie a Franco Ferrarotti che ne curava alcuni aspetti di questa casa editrice. Franco Ferrarotti, ricordiamo, è stato il primo docente di sociologia nel 1961 all'Università di Roma, cioè la prima cattedra di sociologia in Italia è stata occupata da uno degli animatori di questa casa editrice che ha pubblicato una miriade di testi molto importanti. Dicevo che moltissimi autori della scuola di Francoforte si erano già occupati dell'autoritarismo. Se ne era occupato Horkheimer con gli studi collegati all'autoritarismo, alla famiglia, già Adorno se ne era occupato, se ne era occupato Erich Fromm e se ne era occupato anche Maslow. Dicevo che questa ricerca può essere contestata, può essere considerata un po' sorpassata, superata. Ma chiunque si occupi di antisemitismo, di studi sulle tendenze antisemite, le tendenze autoritarie, le tendenze al razzismo, anche nella società contemporanea, fa riferimento comunque, il riferimento a questo classico di questi studi è imprescindibile, pur con tutti i suoi limiti. Ora vedremo più in dettaglio, in maniera ovviamente schematica, qual è la struttura, diciamo, di questa ricerca e quali sono i risultati, che gli autori hanno evidenziato. Venendo nel dettaglio con riguardo a questa corposa ricerca sulla personalità autoritaria, riassumiamo brevemente quali sono gli autori principali che hanno lavorato a questa ricerca: Theodor Adorno, Else Frankel Brunswick, Daniel Levinson e Nevit Sanford. Come abbiamo detto precedentemente, si tratta di uno studio che è stato condotto tra il 1944 e il 1949, può essere considerato un classico, è uno studio empirico, uno dei primi sulle tendenze antidemocratiche,
E diciamo, è stato promosso dall'American Jewish Committee per ragioni che possiamo immaginare, il timore dell'avvento del fascismo anche negli Stati Uniti d'America. Lo scopo quindi iniziale era quello di studiare le ragioni dell'antisemitismo, cioè dell'odio verso gli ebrei. Lo scopo finale è quello di ampliare, diciamo, lo sguardo e studiare le ragioni dell'antidemocrazia. All'interno di questi scopi, diciamo, nel dettaglio, l'interesse per l'individuazione di persone potenzialmente fasciste e anche, come dire, questo in ossequio alla scuola di Francoforte, in una ricerca che non fosse semplicemente oggettiva e con l'intento di osservare, ma educare alla democrazia. I titoli dei quattro volumi con cui è pubblicata in italiano l'opera, appunto, il primo volume è La misurazione delle tendenze ideologiche, dove troveremo le scale, cioè i questionari, le quattro scale che corrispondono a quattro grossi questionari che venivano somministrati inizialmente al campione delle persone selezionate. Volume 2, personalità autoritarie e interviste cliniche, la parte, diciamo, curata dalla Else Brunswick, terzo libro Antisemitismo, etnocentrismo e personalità autoritaria, due fenomeni abbastanza vicini, e quarto libro L'analisi di gruppi specifici. L'ipotesi, diciamo, di partenza di questa ricerca è che l'orientamento politico si basa sulla personalità, quindi esiste una psicologia, diciamo, autoritaria che influenza l'orientamento politico. Come detto, l'approccio teorico è multidisciplinare, mette assieme la psicoanalisi freudiana, studi di sociologia o l'approccio alla sociologia, alla teoria critica della scuola di Francoforte, storia, economia anche, poi vedremo che cose, in particolare di economia e psicologia sociale. Sono utilizzati metodi quantitativi, ad esempio scale Likert, le fantomatiche quattro scale che vedremo tra poco erano semplicemente degli item a cui i soggetti dovevano rispondere con il loro grado di accordo, e metodi qualitativi, per esempio le interviste cliniche di Else e Frankel Brunswick, oltre all'utilizzo del fantomatico tematica perception test di Henry Murray, che è un test proiettivo che era parecchio affermato in quegli anni. Lo utilizzò anche per esempio Edward Banfield per i contadini della Basilicata, ma è stato utilizzatissimo anche in altre ricerche. Bisogna ricordare che la scuola di Francoforte era proprio un luogo di incontro tra marxisti e studiosi di Freud. Eccoci arrivati alle fantomatiche quattro scale di questa ricerca, cioè la sezione quantitativa. Si trattava di test somministrati a un campione di 2099 americani, autoctoni, bianchi, appartenenti alla classe media, che provenivano da organizzazioni come scuole, circoli, sindacati, anche detenuti della prigione di San Quintino e ricoverati in clinica psichiatrica. Le quattro scale, che corrispondono ai quattro faldoni di questionari che questi soggetti, a cui questi soggetti dovevano rispondere, erano la scala dell'antisemitismo, scala AS, la scala dell'etnocentrismo, ricordiamo il titolo del terzo volume, la scala del conservatorismo politico-economico e la scala del fascismo. Quindi la sezione quantitativa prevedeva sostanzialmente la somministrazione di quattro batterie di test. Nella prima testava l'antisemitismo, la seconda l'etnocentrismo, la terza il conservatorismo di tipo politico-economico e la quarta il fascismo. Alcuni soggetti venivano poi, che ottenevano punteggi alti in queste scale, passavano nella sezione qualitativa o venivano indagati con colloqui clinici da Else Brunswick, domande proiettive e veniva fatto praticato il tematica perception test, quello di Henry Murray, scoperto da Henry Murray. Veniamo agli esempi, tanto per chiarirci come erano le domande della prima scala, la scala dell'antisemitismo, e qui abbiamo alcune affermazioni a cui i soggetti dovevano rispondere
Sono molto d'accordo, sono in disaccordo, diciamo, cioè la classica scala Likert, cioè si esprimeva il grado di accordo con queste affermazioni. Esempio, gli ebrei sembrano preferire modi di vita più lussuosi. Per mantenere attraente un quartiere è giusto impedire, o meglio impedire agli ebrei di abitarvi. Per quanto americanizzato possa sembrare un ebreo, c'è sempre al di sotto qualcosa di essenzialmente ebraico. Questa domanda che riguarda la scarsa lealtà degli ebrei alla paese dove si trovano a vivere è stata utilizzata come indicatore di antisemitismo in una famosa ricerca, credo condotta da Mannheimer, sull'antisemitismo, e pubblicata sul Corriere della Sera, che aveva avuto, insomma, risultati sorprendenti, perché si riteneva ancora una furiosa fetta di popolazione gli ebrei come non fedeli alla Repubblica Italiana. Gli esempi della scala E, cioè etnocentrismo, riguardavano ovviamente la posizione da etnia, no? La mia etnia bianca è centrale, le altre sono periferiche, riguardava la posizione di questi soggetti nei confronti di altre etnie o provenienze. E qui i neri hanno forse una parte da svolgere nella civiltà bianca, ma è meglio mantenerli nelle loro zone. E qui si esprimeva il grado di accordo e disaccordo. Un sistema di sterilizzazione su vasta scala sarebbe un buon modo per eliminare criminali e altri elementi indesiderabili nella nostra società. Se noi facciamo caso anche a molte affermazioni che vengono fatte nei talk show, dichiarazioni oggi di alcuni esponenti politici, ne troveremo sicuramente molte che starebbero benissimo in questa ricerca. Qui al fondo abbiamo messo una specie di, visto che la ricerca si è svolta negli Stati Uniti d'America, abbiamo messo una specie di indicazione su come lo spettro politico negli Stati Uniti, diciamo che è abbastanza tipico del mondo occidentale, quindi all'estrema sinistra troviamo il comunismo e, diciamo, l'anarchia, poi il socialismo democratico, il progressismo democratico, che sarebbe il centro-sinistra, il centro, che qui indica come l'asinello, diciamo, del Partito Democratico americano, e poi via via andando verso destra, conservatorismo economico, liberalismo, libertarianismo, che è l'individualismo più spinto, e la far right, cioè l'estrema destra, il nazionalismo, il fascismo. Indicazioni. Questi invece sono esempi, della scala del conservatorismo politico-economico, quindi non so, in questo caso si cita Henry Ford e JP Morgan, che erano due grandi uomini d'affari dell'epoca. Uomini che hanno superato ogni competizione, sono modelli che tutti i giovani dovrebbero ammirare. Quindi il modello è l'imprenditore di successo. La piena sicurezza economica è dannosa, la maggior parte degli uomini non lavorerebbe se non avesse bisogno di denaro per mangiare, insomma bisogna mantenere tutti sulla graticola. I sindacati dovrebbero diventare più forti e avere in generale più influenza. Qui ovviamente un conservatore politico-economico dirà di no, perché vedrà i sindacati come una minaccia al libero mercato e come un cartello. Queste erano le domande, diciamo, di conservatorismo politico-economico della scala. Veniamo alla scala fascismo, che è più, anche forse più semplice da immaginare, insomma, è più semplice immaginare quali potessero essere le domande o comunque le affermazioni a cui si doveva stabilire il proprio accordo. L'obbedienza e il rispetto dell'autorità sono le virtù più importanti che i bambini dovrebbero imparare. La gente si può distinguere in due classi distinte, i deboli e i forti, e i delitti sessuali andrebbero puniti con frustate in pubblico, insomma. Queste sono le quattro scale, alcune, in realtà appunto le affermazioni sono molte di più, però qui ci siamo limitati a inserire le più significative, quelle che ci trasmettono l'idea di che cosa c'era in questi questionari. Una volta che si otteneva un punteggio alto in questi questionari, si andava al colloquio clinico, che erano condotti da psicologi professionisti che sapevano ovviamente i risultati dei questionari. Quindi in queste interviste venivano poste domande che rivelavano tendenze, che
ovviamente erano quelle che si volevano indagare, insomma, in questi soggetti. Tra le domande, ovviamente, c'erano sei macro aree: l'area della professione, quella del reddito, della religione, i dati clinici, opinioni e atteggiamenti politici e opinioni e atteggiamenti su razze e minoranze, appunto, etnocentrismo, razzismo. Esempi di domande proiettive. Quali uomini viventi del passato ammira maggiormente? Quali considera i delitti peggiori che una persona può commettere? Queste sono alcune delle domande proiettive. E qui sono le immagini riferite del tematica Perception Test di Murray, Harry Murray. Due riferite alle figure parentali, due alle relazioni con l'altro sesso, due a risposte a pressioni non familiari e quattro ai gruppi di minoranza. I risultati, abbastanza prevedibili, vedendo, insomma, ma comunque l'ideologia antisemita e il fascismo condividerebbero le stesse radici. Vi sarebbe in queste ideologie una proiezione di tendenze inconsce, una tendenza a ragionare per stereotipi, l'adesione rigida ai valori della classe media, la tendenza a ragionare rigidamente in termini di in-group, dentro il gruppo e out-group, chi è fuori dal gruppo. L'antisemitismo sarebbe parte di una più ampia ideologia etnocentrica, gli ebrei sono pur sempre considerati un'etnia, no? Devono essere considerati come un'etnia e equiparati alle altre etnie negli Stati Uniti, che non erano i WASP, insomma, i White Anglo-Saxon Protestant, no? E quindi parte di una più ampia personalità antidemocratica. Tra i principali risultati che possiamo sinteticamente quelle che vengono chiamate dai ricercatori sottosindromi della personalità autoritaria, cioè chi è affetto da personalità autoritaria avrà una tendenza al convenzionalismo, a sottomettersi a una figura di autorità, aggressività, superstizione, stereotipia, ragionamento per stereotipi, fascino per il potere, durezza, distruttività, cinismo, proiettività di proprie tendenze inconsce verso l'esterno, concezione distorta della sessualità e antintraccezione, cioè il fastidio verso le persone che manifestano atteggiamenti, diciamo, più gentili, più delicati, passione per l'arte. Questa è l'antintraccezione. Le spiegazioni, diciamo, di questi termini in realtà le abbiamo già viste o comunque possiamo immaginarle. Per convenzionalismo, adesione totale, rigida ai valori della classe media, la sottomissione all'autorità, atteggiamento di sottomissione acritico nei confronti di autorità morali idealizzate dal gruppo, aggressività autoritaria, tendenza a spiare, condannare, rifiutare e punire le persone che violano i valori convenzionali, superstizione, stereotipia, credenze in determinate mistiche del destino e dell'individuo, un po' l'irrazionalismo tipico delle ideologie di estrema destra, potere, durezza, preoccupazione per la dimensione di dominio, sottomissione, forte, debole, capo, seguace, identificazione con figure del potere, importanza eccessiva attribuita ad attributi convenzionali e asserzione esagerata di forza e durezza. Sempre tra le spiegazioni, distruttività e cinismo, cioè ostilità generalizzata e vilipendio degli esseri umani, proiettività, disposizione a credere che eventi pericolosi che accadono nel mondo, e la proiezione esterna di impulsi emotivi, si starei più su questa parte, diciamo. Beh, diciamo che la disposizione a credere che eventi selvaggi e pericolosi accadano nel mondo potrebbe venire molto, diciamo, utile per il complottismo, o penso a gruppi come QAnon negli Stati Uniti d'America. La proiezione esterna di impulsi emotivi e inconsci è un classico tema della proiettività. Insomma. Sesso, preoccupazione esagerata per i contatti sociali e l'antintraccezione, come dicevamo prima, che è stato un concetto elaborato proprio da Henry Murray, lo stesso che ha ideato il tematica Perception Test,
opposizione agli individui soggettivi, immaginativi, di animo tenero. L'ho introdotto da Rimarri per disegnare il dominio dei sentimenti, delle fantasie, insomma, delle speculazioni, delle aspirazioni. I risultati, sono che l'origine familiare, diciamo, ha un suo ruolo nelle tendenze antidemocratiche e riguarda molto la quantità e qualità di affetto ricevuti dal bambino o dalla bambina. Genitori punitivi, rigidi, castranti, esageratamente interessati al potere e che esigevano ovviamente un'obbedienza assoluta, producevano o comunque favorivano lo svilupparsi di personalità autoritarie nei bambini, padre dominatore, madre restrittiva, e poi conflitti caratterizzati da risentimento nei confronti dell'autorità e allo stesso tempo da un forte bisogno di sottomettersi a tale autorità. La rigidità dell'educazione e il risentimento, che per timore non sia riversato sulle figure dei genitori, ovviamente richiede di essere indirizzata da qualche parte e quindi si proietta tendenzialmente sulle minoranze e su coloro che vengono percepiti come più deboli. Questa è una bellissima foto di Theodor Wiesengrund Adorno. Non potendosi scagliare a suo tempo contro il potere, ci si scaglia contro i più deboli, insomma. Ricorso sistematico a proiezione, spostamento e formazione reattiva. Per formazione reattiva qui si intende desiderio sessuale represso e trasformato in rigido moralismo. Laddove non si possa dar libero sfogo al proprio desiderio, si cade nel moralismo. Dovendo fare un bilancio finale di quest'opera, si ovviamente apre una serie di questioni. Difficoltà di falsificazione dell'approccio psicoanalitico, che è un tema classico, anche che riguarda la presunta scientificità della psicanalisi, assai contestata da moltissimi studiosi di epistemologia, smentite empiriche su alcuni capisaldi, analisi fattoriale che smentisce l'esistenza di queste nove dimensioni. Le famose nove sottosindromi della sindrome autoritaria, della personalità autoritaria, non si prevede la possibile esistenza anche qui dell'autoritarismo della sinistra, poi ovviamente tutto questo dopo verrà fatto, cioè fioccheranno poi nelle varie università americane e anche europee studi anche sugli autoritarismi di altra fonte e l'approccio sarebbe multidisciplinare solo negli intenti. Inoltre, i dati non sono generalizzabili, ricordiamo che il campione riguarda 2099 californiani di questa ricerca, la codifica un po' tendenziosa del materiale clinico e non è stata sufficientemente controllata, secondo alcuni critici, la relazione fra le tendenze antidemocratiche e il livello educativo, che è una, come dire, una correlazione molto interessante questa. Gli approcci sono suggestivi, ma difficilmente testabili da un punto di vista empirico. L'autoritarismo inoltre sarebbe considerato per sua natura un fenomeno solo di destra, però questo secondo me va contestualizzato, cioè bisogna capire l'epoca in cui che ha portato, diciamo, alla spinta verso questo tipo di ricerca. La rilevazione empirica dell'autoritarismo sicuramente è fatta con grande effervescenza metodologica perché è un mix, una mistura di metodi qualitativi, come abbiamo visto, e metodi quantitativi. Vi è però una debolezza dei metodi di ricerca utilizzati, il campione non è rappresentativo e si dava durante questa ricerca per scontato che chi otteneva diciamo punteggi alti contro punteggi bassi di autoritarismo fosse caratterizzato da più spiccate tendenze antidemocratiche, no? Ovviamente gli sviluppi successivi porteranno a studi sull'autoritarismo, diciamo a sinistra, studi sul conservatorismo e approcci alternativi che distinguono l'autoritarismo dei leader, per esempio, dall'autoritarismo dei seguaci. Questa era la ricerca sulla personalità autoritaria. Esistono una serie di, come dire, spunti che ci offre questa ricerca, pensando anche agli Stati Uniti di oggi, diciamo,
Pensiamo alle polemiche sulla figura di Trump. Tra l'altro, Trump ha ricevuto una cosa divertente, ha ricevuto una diagnosi da parte di una società di neuropsichiatri americani. Dicevo, Trump sarebbe affetto da narcisismo maligno, che implica una personalità tipo sociopatico, spietata, che non si preoccupa per gli altri, con tendenze a mentire, a esaltare se stessi, fuori da ogni controllo. E alcuni psichiatri americani dichiararono, quando ancora era in carica, il presidente americano in grado di governare una società complessa come quella americana. Era già stato un precedente nel caso di Trump nei confronti di un altro leader, diciamo, della destra americana. Ma il punto debole, diciamo, di questa diagnosi di narcisismo maligno che sarebbe stata lanciata nei confronti di Trump è che il soggetto non è mai stato, diciamo, visto con un metodo clinico, ma si sono messi assieme pezzi, diciamo, di testimonianze delle persone che lo hanno circondato e incrociato, come, non so, i dipendenti del suo circolo del golf, dove lui faceva delle cose anche abbastanza bizzarre. Questo è solo un esempio di come questa tradizione americana, anche di patologizzazione, diciamo, delle ideologie di destra, affondi le sue radici in questo studio classico sulla personalità autoritaria di Adorno, Levinson e Brunswick.